Lunedì 25 febbraio 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:35 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra consueta trasmissione del mezzogiorno. Come ogni volta cerchiamo di parlare di Milano, dei suoi protagonisti. È un po' che parliamo di teatro, stiamo facendo un bel giro nella città di Milano scoprendo tutte le varie eccellenze che ci sono e soprattutto quando tutti questi teatri poi abbiano delle caratteristiche diverse che fanno in modo che veramente sia importante andare a supportarli tutti quanti. Oggi ad esempio parliamo di un teatro, zona 6 barra zona 7, al confine tra le due municipalità, ma poi ci spiegherà meglio il nostro ospite bene dove e come avvicinarsi a questo teatro, perché parliamo dell'Eco Teatro e lo facciamo insieme a Marco Davero, che è il direttore appunto dell'Eco Teatro. Buongiorno Marco, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato e buongiorno a tutti. Allora, il nome è un nome già, ormai diciamo che Eco ormai è entrato nel linguaggio di tutti quanti, quindi si può immaginare, però legato al teatro effettivamente lascio un attimo dire, ma di cosa stiamo parlando? Di un teatro in mezzo a un bosco? Di cosa sarà? Cioè, ognuno può partire e farsi chissà quali immagini, invece è un progetto davvero molto interessante in un teatro classico che però non è poi più così tanto classico, giusto? Allora, c'è l'Ecobus, l'Ecomuseo, e da settembre dell'anno scorso, del 2018, c'è anche l'Ecoteatro, che è un'iniziativa della città di Milano, quindi milanesissima, è la prima sala a Milano e non so se ce ne sono altri in Italia, che applica lo sviluppo sostenibile alla gestione di una sala teatrale. Cosa significa? Significa fare delle scelte che rispettano l'ambiente e riducano e compensano l'impatto ambientale prodotto dagli spettacoli, perché gli spettacoli sono belli, sono utili, sono importanti, ma in un momento così drammatico sotto il profilo ambientale possono anche creare dei problemi e contribuiscono anche ai cambiamenti climatici. Allora tutti siamo preoccupati se aumenta di qualche punto lo spread, ma pochi si preoccupano perché aumenta la temperatura. Questi cambiamenti... Anzi, spesso diventa quasi una rottura, dice no, si alzano gli inquinanti, va a finire che mi fermano la macchina, va a finire che non ci fanno circolare, cioè, diventa quasi un fastidio, quando non capiamo che invece parliamo della salute di tutti noi. Di tutti noi, e poi pensiamo ai danni, anche alle morti provocati dai cambiamenti climatici. Recentemente parlo... L'altro giorno pare che siano morte altre persone a causa dei venti, cosa che non si era mai vista nel nostro paese. Questa è la conseguenza dei cambiamenti climatici. Quindi le istituzioni culturali dovrebbero essere le prime non solo a professare, quindi a informare, a sensibilizzare, ma soprattutto a adottare, a dare il buon esempio e adottare determinate metodologie. Nel nostro caso... E come fa un teatro a dare il buon esempio? Allora, anzitutto è sufficiente intanto scegliere la fornitura elettrica. Immaginate cosa consumano i concerti live, l'illuminazione, i fari. Allora, intanto scegliere fornitura elettrica certificata da fonti idriche, eoliche e solari. Che, se posso permettermi, non significa più, cioè siamo arrivati a oltre sicuramente, al doversi mettere i propri pannelli solari sul tetto e fare, certo, quelli che si autoproducono la corrente con l'eolico, così. No, si va da una compagnia elettrica che però ti vende, esatto, che ti dice io questa energia l'ho prodotta solo da... idrico o eolico o solare. Esatto, esatto. Quindi questo vuol dire anche incentivare le compagnie di energia elettrica a acquistare energia pulita. Il sistema, no? Si dice i cattivi, no? Si dice quelli brutti e cattivi, le multinazionali. Beh, ma se noi diciamo io vengo da te, se mi certifichi che è un'energia verde, saranno anche questi brutti e cattivi meglio disposti a fare energia verde, no? Che l'hanno, insomma, capita poi, infatti, brutti e cattivi, perché ci sono veramente molte opportunità e prodotti certificati. Quindi, ma credo che qualunque compagnia elettrica mai faccia dei prodotti, sì, 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 sì,
La seconda cosa è fare un investimento, noi abbiamo iniziato a farlo in parte man mano che andrà avanti, di cambiare tutte le illuminazioni con i LED, cioè come ha fatto per esempio il Comune di Milano per l'illuminazione stradale. Già quello vuol dire abbattere enormemente quelli che sono i consumi, c'è una differenza di consumo, vuol dire consumare il 20% uno spettacolo illuminato a LED rispetto all'illuminazione normale. Uno spettacolo, immaginatevi un teatro, insomma, quanti spettacoli faccia. Detto questo, poi vi devo dire, è una scelta anche che a fine mese, quando arriva la bolletta elettrica, si vede, perché rispetto alla precedente gestione praticamente abbiamo un risparmio di almeno il 50%, quindi capite cosa vuol dire per una gestione lunga. La raccolta differenziata è obbligatoria, ma noi l'applichiamo anche verso il pubblico, quindi ci sono dei più forse cestini che non dico a volte che divani dove sedersi, perché in questo modo spieghiamo anche sottolineando l'importanza, di modo che quando vanno a casa se lo ricordano, quindi la raccolta differenziata del pubblico in sala è un'educazione molto importante. Pensate a cos'è Piazza del Duomo dopo i concerti live che fanno, cioè tutta quella spazzatura non viene raccolto in modo differenziato, va negli inceneritori. Gli inceneritori producono calore e contribuiscono al danno ecologico. Quindi l'altra cosa importante è che noi, dico noi dello spettacolo, manifesti, volantini, locandine, anidride carbonica emessi dagli spettatori, consumiamo molta carta, sì, e inquiniamo. Quindi la nostra filosofia è che una parte dell'incasso la destiniamo alla piantumazione di nuovi alberi nella città di Milano. Molto interessante questo, perché avete quella della piantumazione degli alberi, è una prassi che anche mi dimentico, anche alcune compagnie aeree hanno la possibilità di, se compri un biglietto, però solito Costa Rica, Nicaragua o quei posti lì. Voi avete deciso poi di farlo invece nella città di Milano, sì, ci sono, con tutto quello che comporta, perché non deve essere così veramente facile. Devo dire che ci sono delle attività, per esempio il Parco Nord consente questo, quindi ha delle nuove piantumazioni, infatti la prima la realizzeremo lì con i soldi accantonati nei mesi della prima parte della stagione, ottobre, novembre, dicembre. Per le prossime stiamo avviando una collaborazione con le scuole del territorio, uh-huh, che hanno degli alberi nei propri giardini e tra l'altro in collaborazione col comune, perché sono tutti numerati, e quindi abbiamo un accordo che pianteremo lì, quindi resteranno proprio sul territorio di zona 6 dove c'è il teatro, e avranno anche una funzione educativa perché coinvolgeremo le scuole in tutta la fase di piantumazione, scelta e così via. Che molto interessante, perché comunque da una parte anche, insomma, sarà anche una buona pubblicità per il teatro, no? In un certo senso, che però fa soprattutto del bene alla zona, al territorio in cui questo teatro è, devo dire, inserito, fa ben volere, non so come dire. Ecco, pubblicità no, nel senso che non lo utilizziamo come modalità per intercettare, che ne so, sì, gli appassionati di ecologia, non, anzi il nostro è esattamente il contrario, noi stupiamo le persone che non hanno, il nostro obiettivo è raggiungere quelle fasce di pubblico, esatto, che non gliene frega niente dell'ecologia, che non vanno a vedere i festival, non comprano riviste. Diciamocelo, chi va a fare la cosa giusta già le sa queste cose. Bravo, esatto. Ecco. Infatti, io avevamo in cartellone, non so, Sgrilli, per esempio, che è un bravissimo, sì, artista. Abbiamo avuto le sorelle Marinetti, abbiamo avuto Di Gemma, che avremo Max Pisu. Si vede vengono anche tanto in questo teatro, da quanto certo, vedo, tra parentesi. Certo, la gente viene, è fondamentale, perché si ride tanto. Si è pieni le scatole della tristezza, per cui c'è già molta tristezza. Arrivano per vedere lo spettacolo e si trovano a sorpresa immersi in questa gestione sostenibile. Devo dire che la reazione è all'inizio appunto di stupore, ma c'è un silenzio, perché prima di ogni spettacolo spieghiamo la nostra filosofia. Il famoso spiegone si fa. Esatto, ma ascoltano poi. Ho una certa esperienza, so che gli spiegoni, la gente comincia a sbadigliare, ascoltano e alla fine spesso parte anche un applauso ancora prima, quindi vuol dire che c'è sensibilità generale su questo. Quando tema. Avete avuto questa idea, no? Insomma, una bellissima idea, poi però come si dice, tra dire e fare, insomma, poi c'è sempre di mezzo il mare. Quanto è stato difficile riuscire a fare veramente quello che si voleva?
Allora, intanto devo dire un grazie alla proprietà, che è l'Istituto Don Orione, che fa un lavoro splendido, devo dire, accoglie delle persone malate in difficoltà e hanno anche un asilo con dei bambini che, pensate, a un progetto che avvicina i malati di Alzheimer ai bambini dell'asilo, proprio che sono loro a accompagnare il nonno, non il nonno a accompagnare il bambino. Quindi ci hanno dato veramente delle condizioni molto buone, non ci hanno chiesto l'affitto per alcuni mesi, insomma ci sono venuti molto incontro. Poi il teatro, diciamo, era già stato avviato da una precedente compagnia di danza a cui ha portato molta fortuna, perché adesso si esibiscono addirittura gli Arcimboldi al Nuovo, quindi hanno fatto una grande crescita artistica e quindi ci siamo trovati in una condizione favorevole di partenza. Certo è dura, ho un gruppo di collaboratori molto validi, giovani, meno giovani, universitari, laureati, dove in questa fase forse sono più le ore di volontariato che quelle retribuite, però se non ci fosse il teatro, purtroppo dico, perché non è giusto, ma richiede proprio una gran passione e dedizione a perdere. Quello che giustamente io mi sono chiesto appena ho conosciuto questa storia è la domanda che, insomma, mi è sorta spontanea, è stata: perché Marco? Perché fare questa avventura? Perché intraprendere questo tipo di percorso? Perché sono un teatrante, ho questa sfortuna di non saper fare altro e di aver passione per il teatro. E il teatro è sempre stato un grande anticipatore delle rivoluzioni socioculturali, anche quando faceva cose divertenti. Pensiamo al Risorgimento italiano e a Giuseppe Verdi, alle sue opere alla Scala. Pensiamo a cos'è stato il 68 con i teatri tenda di Dario Fo, la rivoluzione 68ina è passata attraverso le sale e le nuove sale teatrali. E la sostenibilità è la nuova rivoluzione. Il teatro non può, come dire, astenersi da questo dovere civico, se no non è più un teatro. È la funzione civica, è proprio dare spazio a queste rivoluzioni. Penso che magari la nostra, essendo una start-up nuova, ha avuto la capacità di essere la prima, l'opportunità. Sono sicuro che prima o poi seguiranno tutti gli altri, non solo per dovere, perché diverrà un obbligo istituzionale di fare le gestioni sostenibili, ma credo che il teatro riuscirà a intravedere in questa nuova rivoluzione una linfa vitale per ritrovare le proprie spinte, diciamo, sociali. Di teatro stiamo parlando, appunto, e allora parliamo anche di cosa possiamo vedere però all'Ecoteatro. Finalmente abbiamo visto come lo vediamo in un ambiente sostenibile, una gestione sostenibile, ma cosa possiamo vedere? La programmazione mista, cerchiamo di accontentare un po' tutti con proposte di qualità. Allora, abbiamo appena avuto una compagnia di danza importante che ha portato uno spettacolo di tango dedicato a Astor Piazzolla, dove abbiamo avuto in due giornate una media di 320 spettatori al giorno, che è un'ottima media. Wow. Oggi siamo molto contenti. Il prossimo appuntamento... Perché avete la fortuna barra sfortuna di avere una sala davvero grande. Sì, 500 posti. Quindi, insomma, da riempire, se no piange il cuore vederla mezza vuota, no? Quindi dobbiamo fare necessariamente una programmazione di qualità e di richiamo. Sì. Il prossimo appuntamento è molto divertente con i comici di Colorado domenica, con uno spettacolo Abracadabra di magia con dei trucchi incredibili. Ho visto, c'è addirittura un prestigiatore che riesce a far cadere la testa, cioè una cosa impressionante. Guarda, stiamo vedendo le locandine. E poi ci sarà per la festa della donna un musical, perché di solito magari si dice le donne, allora mettiamo su lo spogliarello maschile. Anche qui credo sia finita un'epoca. Mettiamo le donne sul palcoscenico, visto che è la loro festa, quindi uno spettacolo tutto al femminile, Disincantate. Personaggi delle fiabe viste in una lettura un po' dissacrante, adulta, ma molto simpatica, poi con musica dal vivo, si balla, ecco, anche qui devo dire, 8-9 marzo sta vendendo abbastanza bene, la sera alle 20.45, poi il 15 invece marzo ci sarà uno spettacolo dedicato al dialetto milanese con Walter Di Gemma, che è presentatore televisivo, mazzatore, un artista veramente completo, canta e fa cabaret in dialetto milanese, venerdì 15 alle 20.45. Anche questo è importante, milanese. Esatto, sento una TV milanese, quindi un po' di milanese, il vernacolo ci vuole. Insomma, appunto, vediamo una programmazione che, appunto, cerca di accontentare un po' tutti.
quanto è complicato riuscire a fare, insomma, adesso nel 2019 il teatro, che chi è il pubblico del teatro oggi? Allora, domanda, una domanda difficile. È molto complessa, ci vorrebbero una più trasmissioni. Diciamo che lo scopriamo di giorno in giorno, non si può fare un discorso preconcetto. Nel nostro caso abbiamo un pubblico tendenzialmente dai 35 anni in su. Qual è il meno pubblico che va a teatro? Glielo posso dire con più facilità, sono i giovani. Ma non i giovanissimi, perché il teatro per la scuola funziona moltissimo, quindi sono portati dalle scuole i matinée, quindi non è vero che i giovani non conoscono il teatro, lo conoscono e l'apprezzano. Ho visto degli spettacoli ottimi, sono compagnie che fanno addirittura in lingua straniera per gli studenti dei licei o anche adesso delle medie. Noi ospitiamo spettacoli per la scuola, il prossimo è il Fu Mattia Pascal, che avremo il 17 aprile. E lì vengono, apprezzano. Manca la fascia, diciamo, 18-30, quella preferisce, secondo me, la discoteca. Quelli che sono universitari, quasi, in realtà. Sì. Guardi, e ho avuto un'altra, li davo per dispersi, poi con la precedente gestione abbiamo fatto con il comune un evento a ingresso gratuito, con la possibilità di comprare, rivolto ai giovani, che io pensavo non verrà nessuno, era completo. Quindi credo che sia un discorso anche economico, perché il giovane esce già, vuol farsi lo spritz, 10 euro al Sempione, poi vuole andare, cioè, quindi è un discorso economico. Vuole trovare lo spritz con 10 euro e lo spettacolo teatrale. Infatti stiamo pensando anche, si dovrebbe fare una sala teatrale diversa per i giovani. Quindi magari aperiteatro. Bravo, un aperiteatro, sì. Credo che allora funziona. Ci pensiamo, magari un aperitivo biologico, perché no? Con questa originalità. E tra i vari... diciamo allo studio e varie possibilità. Sì, perché avete tante idee lì nei cassetti e non, anche già fuori, anche sul tavolo, già in progresso. Anche, ad esempio, state pensando di fare anche delle scontistiche poi per chi potrà venire magari con i mezzi, certo, pubblici. State cercando appunto di trovare degli accordi con ATM su questo tema. Mostre, abbiamo le uno mostre. Spazio adesso, tra l'altro abbiamo vinto un bando europeo. Faremo una mostra che si intitola La bellezza salverà il mondo. Ecco, quando ci sarà? Questo non è più un progetto, è una cosa allora, reale. Partirà il 10 aprile, okay, nella Design Week che ci sarà a Milano, con un testimone ad eccezione che è l'architetto Boeri. E quindi esporremo tutti i suoi boschi verticali realizzati nel mondo, tutti dei rendering dei progetti. E in più esporremo le immagini di questo artista che dipinge murales ecologici, perché usa una vernice, si chiama Jena Cruz, e usa una vernice che purifica l'aria. E a Roma ha realizzato il più grande, e chissà, forse ne farà anche uno fuori dal nostro teatro. Siamo in tre. E anche qui se passiamo al far conoscere, proprio. Insomma, stiamo parlando solo di street art a questo punto, ma parliamo di una street art diversa, di una vernice che fa ecologica, che fa una funzione proprio di, diceva, tramuta la CO2-2, non c'è, cioè, sì, respira lo smog e lo trasforma in ossigeno, un murales che respira, esatto. È interessante che appunto un teatro ci fa conoscere, non ci dà solo la bellezza dell'immagine, ma ci dà proprio una conoscenza in più sul come è fatta questa immagine. Perché appunto dicevo, almeno nella nostra visione, il teatro deve essere vivo, deve essere moderno, il che non vuol dire necessariamente, ci sono alcune scelte di modernizzare anche i classici, solo nelle regie. Credo che si debba proprio modernizzare la sala, cioè non solo il palcoscenico, che è, ho visto delle regie anche della Fuga del Bauhaus, bellissime, nuovissime, attirano, piacciono, ma non basta, cioè il teatro è tutto, non è solo quello che succede sul palcoscenico, quindi bisogna innovare, secondo me, secondo il nostro gruppo, la sala, quindi anche proprio la struttura, come negli anni 60 c'erano i teatri tenda, cioè c'è stata un'evoluzione della sala teatrale. Penso che la rivoluzione sostenibile ecologica possa essere l'occasione per valorizzare proprio il teatro
nel suo completo insieme, quindi non solo il palcoscenico e quello che succede sopra. Ma io direi che insomma già solo questo è un buon motivo per tenere d'occhio l'Ecoteatro. Ho idea che insomma ce ne saranno di belle nei prossimi mesi a venire. Abbiamo un sito internet, quindi allora, volevo chiederti appunto, Marco, le coordinate per seguirvi. Allora, intanto noi siamo in via Fezzan, proprio dove c'è il Don Orione, perché era il vecchio Cineforum del Don Orione ristrutturato, via Fezzan, angolo viale Caterina da Forlì. E poi abbiamo ovviamente il sito internet che è www.ecoteatro.it, su cui c'è tutto, insomma, lo aggiorniamo puntualmente. Dice anche lungo sul fatto che avete trovato il dominio libero. Secondo me la dice lunga questa cosa, il fatto che nessuno aveva pensato a un ecoteatro prima di voi. Cioè... Ma anche il marchio, abbiamo posato il marchio, cioè l'ecobus, l'ecomuseo. Infatti ci sono ecco tante cose, sì. Nessuno aveva fatto ecoteatro. Vabbè, siamo i primi, cioè, sono contento. Complimenti, grazie. Senso. Però la dice lunga su come, infatti, siamo un paese forse che è rimasto un attimino indietro. Sono contento per la città di Milano, perché io mi considero milanese, sono milanese, sono nato a Milano e quindi Milano è sempre stata un passetto avanti. Diciamo che un grosso contributo l'ha dato Expo 2015, cioè in occasione di Expo, dove ho preso anche il tesserino, quello totale, entravo, chissà quando ci siamo visti, Marco. Expo è stata una grande esperienza per questa città che ha mosso e secondo me sta dando non solo col turismo i frutti, ma in tante altre cose. Guarda, sì. Ne parlavo con l'assessore allo sport pochi giorni fa per la candidatura di Milano Cortina Olimpiadi. Diceva: se non ci fosse stato Expo, non avremmo potuto fare, ad esempio, un dossier così fatto bene e una candidatura ed essere così consapevoli di quello che stiamo facendo. Quindi insomma, avevo insegnato tanto, insegnato tanto anche ai nostri politici, ai nostri uffici, che sicuramente gli uffici comunali sono diventati molto più efficienti dopo Expo, perché ha insegnato un modo diverso, un modo nuovo di lavorare e di rapportarsi con delle realtà che sono poi internazionali, come deve essere Milano, perché insomma Milano, diciamo, cioè deve essere davvero una delle grandi città europee che se la deve giocare con le altre, no? Con le varie Amsterdam, Hannover, Hamburgo e tutte quelle altre con cui ce la giochiamo spesso. Marco, io ti ringrazio tantissimo, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Ricordaci l'indirizzo del teatro. Allora, via Fezzan 11. Perfetto. Angolo Caterina Forlì. Sì, esatto. Quindi zona, tra zona 7 e zona 8, appunto, dicevamo, zona ovest di Milano. Piazzale Tripoli, Piazzale Tripoli, insomma, comodissimo arrivare. Non è distante neanche da Bande Nere, più di tanto. No, c'è qualche centinaio di metri, c'è sia Gambe Nere, Bande Nere che Gamba. Insomma, quindi la metropolitana è anche comoda arrivarci. Direi che i motivi per andare all'Ecoteatro, insomma, ve li abbiamo detti, sia dal punto di vista, diciamo, etico, sia dal punto di vista della struttura, sia dal punto di vista dello spettacolo, perché davvero grandi spettacoli, interessanti, scelti bene, la qualità, insomma, già la si capisce solo dai nomi che appunto riescono a portare spesso e volentieri in questo teatro. Questa è la prima stagione, diciamo. Zero, la chiamiamo anche la stagione pilota, come pilota, si dice in questi casi, e immagino che starete già lavorando per ottobre, perché i teatri si stanno già muovendo per ottobre. Questa cosa è di un fascino, ad esempio, pazzesco, sapervi già al lavoro per una cosa che verrà chissà quando per noi. E riserverà delle sorprese, perché questo tema ecologico potrebbe, sta già facendo smuovere anche, tra virgolette, dei grandi nomi che potrebbero omaggiarci proprio, che magari... come succede in America, dove c'è DiCaprio, Cameron Diaz, cioè ci sono veramente il gotta degli artisti che hanno sposato questa causa. Marco, grazie davvero per il lavoro che stai facendo per l'Ecoteatro, per la città di Milano, veramente sì, insomma, che per ancora una volta con un'eccellenza Milano si presenta al pubblico. Grazie mille e buona giornata. Grazie anche a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani alle 12.30 qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.